Salve onorevoli, siamo di nuovo qui su Gothic 3, un nuovissimo episodio. Allora, nello scorso episodio ci eravamo lasciati qui all'ingresso di questo campo di orchi. Che puttana Eva, perché sono demente io? Idilliaco. No. Fottiti, stronzo. Come lo sistema questo? Come lo sistema? Come lo sistema? Ottimo. Hey, I beat the crap out of him. Ok. Allora, qualcosa mi dice che hanno sacrificato il simpaticone per evocare il demone. Infatti, ha una pietra degli antenati di Berek. E un'ascia da guerra. Crush Varrock. Un guerriero d'élite che non ha niente. Quindi ricostruendo un'ipotetico versione, comunque una storia dietro questa roba, loro hanno sacrificato il Signor Mariano per, come dire, per evocare il demone. Per ora la domanda è, questo bastone appartiene a un necromante? Ecco, bastone dello sciamano, infatti, un necromante, appunto. Ah, ecco, come stavo dicendo, però dopo tutto ciò, dov'è la caverna? Eccola lì. Quindi ora razziamo un attimo tutti i bellissimi cadaveri. E no, non sono necrofilo, parlando di negromanti e robe simili. Fine. Fatto ciò, abbiamo poca vita, poca cosa e si rigenera lentamente, non so perché, guardate con quanta lentezza si rigenera. Ehi signora, aspettate un attimo che io provo a uscire e rientrare nel gioco dopo che ho salvato, logicamente, perché non posso rimanere con la stamina che si rigenera così lentamente. Quindi, momento, signori. Signori, in tutto questo ho capito perché si rigenera così lentamente la stamina, perché siamo al gelo, appunto, tra le abilità, non abbiamo questa. L'eroe immune agli effetti del grande gelo, vabbè, questo è del grande caldo. Quindi del grande gelo, per questo si rigenera così lentamente. Infatti, telecamere spente, ho provato a imparare l'abilità del grande gelo e me la. Wait, I'll hold the fort here. La stamina ha cominciato a rigenerarsi normalmente. Ora proviamo al clan del fuoco. C'era uno che ci regalava un'armatura, cioè ci regalava. La riuscivamo a prendere alla bellezza di 50 pezzi. Cioè, poi io sono andato nell'unico clan dove cazzo non c'è un fabbro, sono un genio. A essere clan del martello, dove per 50 pezzi di metallo ci davano un'armatura. Ora non ricordo dov'era esattamente. Proviamo al più classico clan del martello. Vediamo se qui, che poi sapendo che dovevo ritornare al clan del martello, a sto punto mi prendevo le cose, come si chiama? Don't cause any trouble here. Got it? Come si chiamano? Prendevo le mandibole di scavaragno, dato che ho trovato un luogo dove stavano due scavaragno. Che poi perché solo ora mi sono venuti gli effetti del grande gelo, puttana Eva? Dormiamo un attimo, aspettiamo il mattino. Voglio sfruttare. No, non posso sfruttare il tuo letto. Vedere che ora devo arrivare a campo Doom. Che poi perché vi sto facendo vedere questa parte? Ci vediamo quando ho trovato quel fabbro di merda. Rieccoci signori, ora prima di tutto mostrami quello che hai. Vendiamo tutte queste cose da orco che non ci servono. E anche le spade, cioè le spade, le asce, le cose tanto. Arco da guerra, sterminatore di lupi, no questo. 26 scudi. Poi qui ti posso vendere i rei,
questo. Se le pozioni di trasformazione, che tanto non le uso, le pozioni di trasformazione. Qui coppe, anelli, qui non me lo tengo perché posso anche servire. Per il resto ci serve tutto. Bilanciamo, non un po'. Voglio I un'armatura want per me. armor for myself. Fine. That will cost you 100 lumps of ore. Good wares don't come cheap. Ma vaffanculo, va. Here is your ore. Fine. Here is your armor. I hope it fits. You're not very big. 100 pezzi di metallo. Che è uguale alla nostra. 30, 30, 25, 60, 60, 40, 30. Beh, non proprio. Molto più forte della nostra. Quindi ora non ci rimane che ritornare dal nostro amichetto Gorn. Ma abbiamo speso non so quanto minerale. No, no. 100 pezzi di minerale. Quindi no, le tombe ancestrali siamo qui. Dovremmo andare qui, quindi se facciamo il giro così è più, no, è più corto dall'altra parte, dal clan del fuoco. Quindi signori, ci vediamo direttamente da Gorn. Rieccoci signori, allora stavo facendo un po' di strage, allora lui è morto. E quello era Berek. E questa non me l'ho fatto vedere perché è sempre solita cosa. E cosa vi devo dire? Sì, questa sala è al contrario. Questa tomba ancestrale è al contrario, nel senso che prima c'è il trono e poi c'è la sala con le grandi colonne di legno. Infatti, come vedete, è al contrario. È molto triste il fatto che c'è proprio un copia e incolla completo delle cose. Stessi arazzi, stesso trono, stessi vassi posizionati nella stessa maniera, eccetera, eccetera. There. E infatti, come dicevo, come vedete, la sala è al contrario. E signori, però tutto fatto ciò, ci vediamo comunque dopo, quando ho liberato l'intera tomba. Signori, rieccoci, come dicevo, la sala è fatta al contrario, infatti di lì sta il trono, che è l'entrata, e di qui stanno le colonne. Ok, è molto triste questa cosa, e qui sta il piedistallo runi. Ah, per prima di tutto, forziere antico, il primo che trovo, o il secondo, se non sbaglio, che trovi una tomba. Dove c'è amuleto del paladino, mana e forza. Seriamente? Sento un po' preso per il culo. Piedistallo con rune, ok. Ah, something can be inserted there. Sei un cazzo di genio. It works. Cosa ci hanno inventato? Abilità nella caccia. Magnifico. Quindi, pozione di trasformazione. Ma vaffanculo, pensavo una pozione permanente. Torce putera di Nord. Ma che cagate. Fatto ciò. Passione di scarafaggio poi. Va bene, facciamo finta che tutto vada bene e che il mondo sia bello. Quindi, ora ho fatto 1-2. Questa è fatta. Direi che sia anche ora di vedere magari quest'altra tomba e poi pensare di andare a Vanguard, perché queste due non le toccherò, non sia mai. Ho dovuto fare questa perché sapevo che era vicino, insomma, credevo anche di trovare qualcosa di interessante, invece. No, niente, zero, ni sbanata. Fatto ciò, signori, ripulisco tutta la tomba e ci vediamo dopo.
Signori, rieccoci, siamo arrivati a Rotgaraldo, che basta, questo è solo perché ho giocato Skyrim. Comunque, siamo arrivati all'altra tomba, quella che avevamo già liberato per conto nostro, quindi gli diciamo, dammi la pietra degli antenati. Give me the Ancestor Stone. What are you planning to do? Mi ha mandato Kurt. Kurth sent me. I'm supposed to take the power of the ancestors. Fine, if he says so, but guard it carefully. I'm Ok. sure you've still got È things bastato to così do. poco veramente per convincerlo? Seriamente, no, dai, cioè, parliamone. Cioè, te basta il primo coglione che viene da te e ti dice: ehi, mi manda il tuo capo, davvero, certo. Non vedi che faccia sincera che ho? Ad ogni modo, prima di tutto mangiamo un po', perché abbiamo perso un bel po' di energia per arrivare qui. Gordo non ce l'abbiamo dietro perché cominciava a diventare un peso, si bloccava ogni cosa. Magnifico. Questa tomba noi dovremmo averla già interamente liberata, se non sbaglio. Dobbiamo solamente mettere la pietra. Tipo il potere degli antenati, alla fine è una cazzata, non ci dà questo grande potere, più 3, più 4, cose che un normale scaffale di libri ci può dare su questa cosa. È leggermente sbilanciato il gioco. Devo dare molto più potere. Usa la pietra It ancestrale. fits. Abilità nella caccia, 150 siamo arrivati, quindi ora potremmo usare l'altro arco, giusto? Eh sì. Quindi niente, signori. Abbiamo fatto quest'altra, ora ci manca questa e credo che possiamo andare finalmente a Vanguard. Quindi, signori, ci vediamo alla prossima tomba. Signori, prima che me ne dimenticassi, con Pendar possiamo dare la sua roba. Le Here's your stuff. Then we're in business. Do you want to trade with me? 20 pelli di lupo e 10 pezzi di metallo d'argile. Show me your goods. E cosa vende? La minchia, vende una minchia. Io gli ho regalato 10 pezzi di metallo praticamente. Oltre, vabbè, la balestra nordmariana, ma quella già ce l'abbiamo. Oh. Momento della difesa. Ah, poi in tutto questo avevo quasi dimenticato. Quindi, normale arco. Mannaggia, questa cedola, beh, vendiamola via. La vendiamola via perché la puoi anche vendere. Ma vaffanculo. Spesso l'italiano e io andiamo molto d'accordo. Ti prendo queste pozioni che non mi servono a niente. E in varie ed eventuali ti posso dare una coppa d'argento. Bilanciamo 13.000 commercio, ciao, arrivederci. Dicevo, ho trovato questa lama che non so dove l'ho trovata e non si conoscono le sue origini, anche se si suppone che il suo creatore sia un maestro d'armi di Adanos. Volevo fare vedere che è un'arma che ha 80 di danno ed è una delle poche armi che dà protezione dal ghiaccio. E porca puttana, qui io sono un genio. Come vedete è una spada, possiamo dire, di ghiaccio. L'unica differenza che pensavo io tipo facesse danni da ghiaccio, oppure quantomeno ghiacciasse, si può dire ghiacciare? Vabbè, comunque ghiacciava i nemici, invece no, niente, gli sbanada. Come arma è abbastanza fallimentare, preferisco avere questa, 100 di danni, è più efficace. Quindi fatto ciò, ci vediamo qui. Signori, rieccoci, siamo all'entrata dell'altra cosa, dell'altra, come chiamarla, tomba degli antenati. Abbiamo Osmund. Thank Eno, someone finally came by here. Cosa c'è che non va? What's wrong? Orcs. They ambushed us. I was just barely able to get away and hide here. Who is us? I only see you here. My pal didn't make it. They butchered him on the spot. Da dove vieni? Where do you come from? I am an orc slayer from the Fire Clan. We were on our way to the cave tomb to check on it. Then the orcs came. Hai niente da Can vendere? we trade? Yes, on my travels through Nordmar, I find lots of herbs and so on.
Here, see for yourself. Mostra quello che Show me your goods. Cose inutili. Completamente, letteralmente inutili. Predatore, cervo. Bilancia un po', 800. Signori, perché stai fissando il vuoto? E mentre fuma, brutto drogato. Non ti sei degnato nemmeno di tentare di sistemare un minimo la caverna tombale? Bravo, complimenti veramente. Another one of those beasts! Well, miserable beast. Ok. Fatto ciò, se dovremmo liberare la cosa, gli orchi l'hanno attaccato, quindi credo gli abbiano fregato. No, vabbè. Visto che ci siamo, direi di cuocere la carne che abbiamo. 56 e 33. E fatto ciò, signori, salvo e molto probabilmente andrò insieme a lui ad attaccare il campo, perché sono sicuro che questo ci proporrà. Quindi momento. E rieccoci, allora parliamo con Osmund. Diciamo ora, cosa hai intenzione di fare adesso? What are you going to do next? The orcs have the ancestor stone of Angir. I'm going to get it back. Nobody kills my friend and gets away with it. I want revenge. Parlami di Angir. Tell me something about Angir. Angir Ironfist was one of the greatest smiths Nordmar has ever seen. Some even believe that he was the first ore smelter. And was he? I don't know. And it isn't important. He was a great man, or they wouldn't have buried him that way. Ti serve aiuto? Do you need help? Yes. Together we could try to fight our way through to the shaman. Then we kill him and take the ancestor stone. But think about it. It's going to be a rough ride. Facciamo fuori lo shaman. Let's kill the shaman. Yeah, let's. Here, have a healing potion. Stay close behind me. Basta che nel mentre non cominciamo ad andare a caccia di lupi. Lupi, non so perché stavo per dire sirene. Comunque, basta che nel mentre non andiamo a caccia di lupi, tigri dei denti a sciabola, facciamo un dritto agli occhi. Ecco. Ah, bravo. Lui sì che è intelligente. Lui è un ragazzo molto intelligente. Puttana tua madre. Tu sei un folle bastardo. Stop right there, Mora. Bow! Oh! Bow! You're no opponent for me! Oh! Allontaniamoci un attimo, va? Così nel mentre il nostro amico riprende vita. Perché non so se lo sapete, ma se ci allontaniamo, lui riprende vita. Cioè, quando ritorniamo, lui sta di nuovo a piena vita. Tante belle cose. Puttana Eva. Perché il sistema di puntamento fa così schifo? Direi di mangiare un attimo. E appena vediamo palle di fuoco o cose similari. Si è venuto fino a qua, ma che carino, non dovevi. This fight won't take long. Ma mi sa che è morto Osmund. E invece no, è lì che resiste. Complimenti, ma puttana Eva, perché tu ti addosso a me?
puttana, Eva. Eva puttana. Ci vedi sotto i miei colpi di balestra, figlio di puttana. Stop right there, Mora. Tu non tentare, non tentare. Puttana Eva! È ora di andarsene. Ma puttana Eva, da una parte ci sono i lupi, dall'altra parte ci sono gli orchi. Ma che cazzo? Un po' di educazione. Puttana Eva! Ci vediamo quando ho sistemato la situazione. La bene e peggio. Bene e peggio. Questo è male e peggio. Vaffanculo, va. Rieccoci qui, signori. Allora, siamo nella cripta. Perché? Perché ho deciso invece di andare ad attaccare direttamente gli orchi, ancora prima, ancora Osmund magari poi non ci dava una mano, di andare ad attaccare prima la cripta. Effettivamente ora Osmund non è un nostro seguace, infatti l'ho attirato, diciamo, con l'inganno nella caverna. Dato che c'erano alcuni scheletri, lui ha fatto l'eroe, voleva attaccarli, insomma. E ci ha seguito. Quello che è deceduto era il caro Angir, il miglior fabbro e bla bla bla, solite cazzate che si ripetono. Quindi ora vediamo di uccidere gli ultimi componenti della crew. Banda di sbandati. Dai. Decidi. Ora io sono demente, Benvenuto nell'etere. Verso il binario 9 e 3 quarti, come si diceva. Quanto odio quando il muro inghiottisce i nemici. Cioè, non è il muro che inghiottisce, sono loro che si compenetrano con il muro. Decidi. Puttana Eva, che è successo? Ah, veramente è stato un fallimento, infatti io volevo ammazzare qualche arciere in più, infatti. E infatti perché sto ripetendo troppe volte, infatti? Dicevo, è morto un solo stronzo. Somewhere. Che mo crepa prima su questo che quest'altro. Idilliaco. Miserable beast. E la tua testolina è partita. Quindi ora direi di fare un bel spada arrugginita, sembra che sia cosa dobbiamo trovare. Forziere pesante. Cosa c'è dentro? Arco di quercia. Fatto dal cuore di legno di una quercia. Ma che cazzata. Se di cazzata ce n'è uno, questo è il numero uno. Mi fai a dire legno di quercia? Io vengo qui, il più grande fabbro, e cate trovo un arco di merda. Qui ci dovrebbe essere l'altarino. Evoca
Acqua goblin, mucchio d'oro, di cuore, corno di bisonte. Ma che cazzate vi mettete nelle tombe? Dove è finito l'oro? Barche fatte di oro e quelle cazzate lì. In ogni caso, signori, momento che qui raccolgo tutto e salvo, e poi ripartiamo all'assalto del campo degli orchi. Rieccoci, signori. Allora, ho indebolito un po' il campo, quindi ora dovremmo riuscire a a espugnarlo con più facilità. L'unica differenza è che però hanno cominciato a inseguirmi in massa, non so il perché effettivamente. So solo che ora voglio nel mio collo un bel po' di orchi. Quindi, tutto questo per ammazzare un cazzo di esploratore che stava fuori, diciamo, stava fuori la sua sezione. You hit me. Just you wait. So, that's it for you. Magnifico. Posso crepare minimamente ora e lo reputo. Abbiamo un problema di fondo. Come? No, dobbiamo ammazzare lo sciamano. Dove cazzo andate? Dove cazzo scappate, figli di puttana? C'è anche il capo che dobbiamo ammazzare. Non funziona così. Ah, lì c'è ancora lo sciamano. Quindi, bene. Ci è scappato solo il cavo, però, chi cazzo se ne frega, signori miei. Importante aver annientato il campo degli orchi. Ricapitolando. I lupi ci hanno aiutato. La maggior parte sono morti. I hate those beasts. Crush pack. Lupo dei ghiacci. Dei ghiacci, sì. Lupo dei ghiacci si ringrazia. Perché non so parlare. Si ringrazia la partecipazione del lupo dei ghiacci che ci ha aiutato nell'offensiva al campo degli orchi, dando la sua vita per non so il perché. La data è basta. This fight won't take long. I'll show you. So, that's it for you. Crush Varrock, pozioni e pietra degli antenati di Angir. There he is, the swine. Let's get him. Ok. Ho trovato e l'ho ucciso. Ora? Tutti amici come prima? Il campo era bello grande, eh? Ripeto, mi spiace non aver ucciso il capo orco. Però non tutto è possibile, dai, una volta tanto chi se ne frega è scappato. Pur vero che ne avevo ammazzati anche tanti. Ma non è tanto chi se ne frega. Lo prendo io quando... Come si suol dire, poi sono fatti miei quando lo devo ricaricare. Perché l'ho ammazzato? Perché stava in mezzo.
It looks like something can be inserted into the pedestal. Indovina cosa? It fits. Arte della forgiatura più 8 a 26. La visuale nel mentre si è sminchiata. E signori, fatto ciò, sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno. Ci vediamo nel prossimo episodio.